Dopo tre edizioni a Modica, la Casa delle Farfalle approda per la prima volta a Siracusa nel Giardino dell'Artemisia. Sì, approda per la prima volta qui a Siracusa e siamo molto orgogliosi del fatto che una città d'arte, una città storica come Siracusa ci abbia accolti e ci abbia accolti con grande entusiasmo, perché si preannuncia già un'edizione ricca di successo e soddisfazioni, poiché le scuole sono tantissime che hanno già prenotato per venire a visitare la casa, i turisti già di passaggio qui all'Artemision all'interno di Palazzo Vermexio già chiedono informazioni, insomma si percepisce già un clima positivo. Siamo orgogliosi del fatto di trovarci nel centro storico per eccellenza di Siracusa, qui ad Ortigia, in un contesto privilegiato quale quello del Giardino Artemision, che ha arricchito la Casa delle Farfalle, perché ovviamente il contesto ha fatto sì che la casa divenisse ancora più bella rispetto a quello che già con le piante, con l'allestimento e con le farfalle tropicali non lo sia di per sé. E questo ovviamente dà un altissimo valore aggiunto a questa iniziativa siracusana. Allora, la Casa delle Farfalle è un'installazione vivente, cioè sono all'interno di un giardino tropicale, un giardino d'inverno, quindi al chiuso, ci stanno farfalle tropicali libere in volo. Le farfalle sono insetti assolutamente innocui, e si poggiano addosso, sono attratti dai colori, quindi accolgono con grande festa i visitatori ed è possibile poterle guardare e osservare da vicino. Gli orari, apriamo alle 9:30 di settimana, alle 10 nei fine settimana e giorni festivi, siamo aperti fino alle 17:30 ed è un percorso naturalistico ma anche un modo per rilassarsi, è un'esperienza anche yoga per molti punti di vista, in quanto riuscire a stare in contatto con la natura con queste farfalle così particolari, così colorate, molto belle, con il silenzio anche del contesto, diventa un'esperienza molto, molto forte anche. Sì, staremo qui a Siracusa sino al 17 di giugno, non è esclusa possibilmente anche qualche prosecuzione dell'iniziativa, però intanto ufficialmente fino al 17 giugno, quindi da oggi fino al 17 per 3 mesi. Si inaugura oggi la Casa delle Farfalle in un posto, il Giardino dell'Artemision, che fino a qualche anno fa era inutilizzabile. Ma diciamo che questo è un luogo che abbiamo recuperato negli ultimi 5 anni, l'abbiamo recuperato praticamente dopo il primo anno d'amministrazione. È un luogo bellissimo, suggestivo, ma che era abbandonato. E oggi il Giardino dell'Artemision rappresenta un punto di riferimento per i siracusani, per chi fa convegnistica, ma che fa anche delle letture di prosa o delle attività teatrali. Abbiamo visto in questi anni tante iniziative. Oggi presentiamo sostanzialmente la Casa delle Farfalle, che è qualcosa di particolare e particolarmente bello, devo dire, perché vi ricrea un ecosistema dove naturalmente, quotidianamente, ogni giorno si nascono sostanzialmente delle nuove farfalle. Ritengo che sia qualcosa di veramente carino e simpatico, che possa essere anche per i bambini piacevole da visitare, quindi l'invito che faccio ai siracusani è di portare i bambini a verificare questo bel posto. La Casa della Farfalla è solo il primo di una lunga serie di eventi per la programmazione di questa primavera estate, se possiamo dire così, del comune di Siracusa. Sì, di fatto vediamo realizzati a compimento quanto avevamo programmato già nel 2017. Ricorderete che questo era stato lanciato come uno degli eventi di intrattenimento per famiglie, per turisti, già nel 2017. Questa programmazione anticipata ha consentito anche a diverse scuole, non solo della nostra provincia ma anche provenienti dal resto d'Italia, in gita scolastica, di prenotare in anticipo la visita a questo luogo, che si rivela e mostrerà di essere un luogo che affascina non solo i più piccoli ma anche i più grandi. Io personalmente mi sono divertito moltissimo grazie anche alla grande competenza e la passione e l'amore della direttrice, di tutte le persone che lavorano all'interno della Casa delle Farfalle, proprio a capire la differenza tra le farfalle, il modo di riprodursi, di mangiare, di nutrirsi, la durata media, la differenza tra i maschi e le femmine, insomma una bellissima occasione di intrattenimento culturale e di approfondimento. Infatti anche Città Educativa è coinvolta, proprio perché si avrà la possibilità di comprendere per i più piccoli proprio tutta la fase dell'evoluzione, della nascita, dalla crisalide alla nascita di queste meravigliose creature.